mentre camminavano, Marlon chiese a Brando: «Non so come si chiama, ma devo andare in quel posto!» Brando, che stava svuotando l'intestino su un fiore, gli rispose: «Ho capito! Non ricordo nemmeno io! Serve aiuto!» E fu così che dal nulla più eclatante spuntò fuori il mitico Gigi. Gigi aveva una faccia sublime e disse: «Intendete la foresta?» E improvvisamente apparve su Marlon un gradasso cappello. Brando lo guardò, indicandolo con una mano e grattandosi la pancia con l'altra disse: «Oh, oh, oh, bello! Sembra come se avessi ogni beniamino Arturo!» Gigi rise compiaciuto e dopo aver grattato la pancia a Brando con il sedere, volò via nel blu. Ora Marlon e Brando sapevano quel che dovevano fare e si diressero verso la città di Casco.